Vi presento appunto il lavoro che stiamo svolgendo con il professor Di Rienzo nello studio della cerebralità che si trova a livello dell'osso tubarico. La disfunzione tubarica è una patologia dell'aspetto appunto della patologia respiratoria di cui ci siamo sempre occupati e sviluppato proprio dei trattamenti mirati come la tubodilatazione tubarica mediante il balloon. Partendo diciamo dalla citologia nasale, cos'è? È una diagnostica molto semplice, ambulatoriale, molto facile da eseguire e soprattutto che si esegue facendo un piccolo scraping a livello del turbinato inferiore. Questo ci permette ovviamente di vedere qual è la cerebralità a livello della mucosa del turbinato inferiore. Viene quindi fatto un campionamento, dopodiché si mette a livello del vetrino, che poi dopo viene seccato, colorato e poi osservato a livello del microscopio. Quali sono le cellule che troviamo? Sono le cellule ciliate, possiamo trovare i neutrofili, eosinofili, mastocellule, batteri, spore, possiamo trovare diverse cose. Questo ci permette ovviamente di dare anche diciamo, un quadro delle varie rinopatie. Come è costituita la mucosa nasale normale? È costituita dalle cellule ciliate, i quali con il loro movimento ciliare permettono ovviamente non solo di detergere, pulire, proprio orientare anche le secrezioni nasali. Questo è un aspetto di una citologia nasale normale, come possiamo vedere anche da queste immagini, si vedono molto bene le ciglia proprio di queste cellule ciliate. E qui è un aspetto un po' più grande, qui possiamo vedere anche le cellule immunitarie che vengono rappresentate a livello della mucosa nasale, come gli eosinofili, appunto le mastocellule, i linfociti, i macrofagi e i neutrofili. Grazie allo studio di queste cellule immunitarie è stato possibile proprio eseguire una classificazione, questo è eseguito proprio dal professor Gelardi, il quale ha fatto una classificazione riguardo diciamo, alle riniti non allergiche di differente tipo, appunto con una rappresentazione soprattutto di eosinofili, appunto mastocitaria, oppure eosinofili mastocitaria o con i neutrofili stessi. Nel 2012 lui ha fatto proprio una classificazione di tutte le rinopatie, appunto a iniziare da quelle infettive, irritative, allergiche, non allergiche e così via. La nostra attenzione si è concentrata, come diceva precedentemente anche il professor Di Rienzo, appunto sulla classificazione endoscopica che è stata fatta sulla disfunzione tubarica, caratterizzata appunto da diverse caratteristiche del torus tubarico e soprattutto anche del compartimento posteriore del turbinato inferiore, caratterizzando proprio questa in tre stadi. Stessi, appunto caratterizzata da questa ipertrofia stessa del torus tubarico, da una degenerazione, quindi appunto da una cronicità della patologia stessa o le sineche che vengono determinate proprio per cause iatrogene dovute alle precedenti adenoidectomie eseguite. E appunto la parte anche più importante che è quella del compartimento posteriore del turbinato inferiore che determina in questo modo un'occlusione appunto della cavità nasale fino a, diciamo, ad aggravare la sintomatologia della disfunzione stessa. Tutti i pazienti oggetto del nostro studio hanno eseguito una visita otorino con i relativi esami diciamo, ambulatoriali. Rinomanometria, endoscopia nasale, trasporto mucociliare, esame audiometrico e impedenzometrico e in tutti i pazienti che è stata posta una diagnosi di rinite e di disfunzione tubarica sono stati sottoposti a intervento chirurgico di FES balloon, turbinoplastica, tubo balloon e TOS bilaterale. Appunto il TOS è il Tubal Ostium Sharing Cage messo a punto proprio dal professor Di Rienzo Businco, che è il trattamento appunto della mucosa a livello dell'ostio tubarico. In tutti questi pazienti che presentavano disfunzione tubarica è stato eseguito un prelievo intraoperatorio
Questo è stato possibile grazie allo studio che abbiamo fatto insieme ai tecnici per lo sviluppo proprio di un dispositivo di scrapping più lungo ovviamente, in modo tale da raggiungere la zona da noi interessata per poter eseguire il prelievo stesso, come possiamo vedere anche da questa immagine. Sì, lo speculo si introduce a livello della cavità nasale facendolo scivolare con la parte che dovrebbe eseguire lo scrapping dalla parte, diciamo, del setto nasale. Quindi si fa scivolare in modo tale che non venga contaminato, perché grazie al fatto che non è contaminato possiamo studiare bene qual è la cellularità, fino ad arrivare a livello del osteo tubarico, come possiamo vedere anche da questa immagine. Qui ci abbiamo proprio un quadro proprio di degenerazione dell'osteo tubarico stesso. Qui abbiamo proprio un quadro di ipertrofia dell'osteo tubarico, dove è stato eseguito proprio il prelievo. Nella stessa modalità come viene fatta la preparazione per la citologia nasale, viene fatta anche per la citologia tubarica, quindi viene messo a livello del vetrino, colorato e poi dopo viene studiato al microscopio. Le cellule, come dicevamo prima, che andiamo a ritrovare sono cellule ciliate, mastocellule, linfocite, eosinofili e neutrofili. Appunto, qual è stato lo scopo del nostro studio? È quello appunto di valutare quali sono le cellule che si trovano a livello della mucosa dell'osteo tubarico. Come nella citologia nasale abbiamo ritrovato le cellule ciliate, ben rappresentate in questo quadro citologico, e anche altre cellule infiammatorie tipiche appunto della cellulità nasale, come i neutrofili, eosinofili, linfociti, e allo stesso tempo anche batteri organizzati a tal punto che avevano creato proprio il loro biofilm. Questa è un'immagine che mi piace tantissimo, perché appunto si vede la quantità proprio dei batteri che vengono, diciamo, attaccati dalle cellule immunitarie. Allo stesso tempo abbiamo trovato anche appunto altre cellule che riportiamo, che sono appunto le mastocellule, le cellule mucipare, altra ipertrofia, diciamo, mucipare, e qui abbiamo proprio un quadro di una resma appunto caratterizzata dalla presenza di mastocellule e eosinofili stessi. Quali sono i nostri risultati? Il gruppo di pazienti è ancora molto piccolo, quindi presentiamo, diciamo, un risultato preliminare di quello che stiamo studiando. 4 pazienti, non è stato possibile, diciamo, poter studiare bene perché la quantità, diciamo, del prelievo era molto piccola e quindi non potevamo studiarlo bene. Altri 4 pazienti presentavano una tubalite batterica con la presenza appunto di biofilm e neutrofili ben evidenti, dove il quadro citologico era proprio in sintonia con tutta la sintomatologia che il paziente stesso, diciamo, rappresentava, cioè un timpanogramma piatto e un'ostruzione nasale molto forte. Su 24 pazienti, su 32, è stato possibile osservare la stessa tipologia delle cellule che ritrovavamo anche nella mucosa nasale, ma con una differenza. A livello tubarico presentavano una quantità maggiore di macrofagi e neutrofili ben rappresentati, come si riscontra anche a livello delle basse vie respiratorie. Quali sono i limiti dello studio? La conformazione dello scrapping, essendo così lungo, non ha una struttura rigida per la quale è possibile, diciamo, eseguire facilmente il prelievo. La conformazione anatomica, ovviamente, non in tutte le volte è stato possibile eseguirla, in quanto ovviamente magari presentavano una marcata deviazione del setto. L'inquinamento delle cellule ematiche del campione non ci permetteva appunto di dare una diagnosi stessa. La quantità inadeguata del prelievo e la difficoltà del prelievo a livello ambulatoriale, in quanto ovviamente il paziente non sempre è collaborante.
Quali sono i progetti nostri futuri? Sono quelli di incrementare ovviamente lo studio e, come diceva il professore, appunto siamo ben lieti se volete in qualche modo collaborare, così ampliamo anche lo studio. Migliorare assolutamente il dispositivo, rendendolo più agevole, più ergonomico, magari dandogli appunto anche un'angolazione in modo tale che il prelievo possa raggiungere appunto più facilmente il sito, e soprattutto rendere proprio questo dispositivo ripetibile anche a livello ambulatoriale, quindi svolgere questo esame anche a distanza di tempo, proprio per poter fare un follow up post operatorio ma anche post trattamento terapie mediche. Vi ringrazio per l'attenzione, passo la parola al prof.